Eccoci. Ciao a tutti, sono Mianon Catenaro dell'associazione Emilio Doc, e qui con noi oggi, insieme anche a me, Cecilia, sempre di Emilio Doc, e abbiamo Lorenza De Luca, illustratrice e fumettista, che ci racconterà un po' come funzionano le autoproduzioni a fumetto. E questo ultimo incontro è parte del progetto Banchi di Prova, che si concluderà quindi poi oggi. Vai, prego Lorenza. Grazie mia, ciao a tutti, buon pomeriggio. Sì, io sono Lorenza De Luca, facevo parte del collettivo Manticore Autoproduzioni che in realtà ha chiuso i battenti a febbraio 2020, quindi proprio prima della pandemia. E da un certo punto di vista è un gran peccato, da altri punti di vista forse è meglio così, perché vista come si è evoluta la situazione, diciamo che per le autoproduzioni è un po' un momento particolare come per tutti. Comunque sì, facevo parte di Manticore Autoproduzioni, che è questo collettivo a fumetti che abbiamo fondato nel 2012. Eravamo tutti ex studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna. E a questo proposito direi che posso iniziare a mostrarvi quella che è la presentazione che ho fatto per la giornata di oggi. Ecco qui. E quindi posso farvi vedere le brutte facce che componevano Manticora Autoproduzioni. E noi appunto eravamo un collettivo che si è formato principalmente all'Accademia Belle Arti di Bologna, all'indirizzo di fumetto. All'inizio eravamo in 8 e avevamo piacere, come dire, a prendere parte a quello che era il mondo dell'editoria fumetti, però eravamo giovani e inesperti e quindi, non sapendo bene come muoverci, abbiamo deciso di costituirci in questo collettivo e di iniziare facendo le storie a fumetti per conto nostro, insomma, per scriverle, disegnarle, pubblicarle e anche venderle alle fiere di settore. Negli anni ci siamo evoluti, molti di noi hanno lasciato Manticora perché hanno trovato delle opportunità di carriera. Abbiamo integrato nuovi membri, cioè tipo Brian Freschi, che è diventato il nostro sceneggiatore ufficiale. E quindi diciamo che sì, ci siamo cambiati e rimodellati nel corso degli anni e abbiamo sfornato anche un discreto numero di pubblicazioni che insomma ci hanno dato tante soddisfazioni nel corso degli anni. E una cosa che ci hanno sempre domandato è perché ci chiamiamo Manticora, ed è presto detto, perché la Manticora, secondo la mitologia persiana, è una chimera, che è una creatura col corpo leonino, la testa di scimmia e la coda di scorpione, e quindi ci sembrava giusto utilizzarla come simbolo della nostra autoproduzione, perché alla fine eravamo tante personalità diverse con degli stili di disegno molto, molto variegato, e che però si univano per fare qualcosa di unico. E quindi l'abbiamo adottata come simbolo del gruppo ed è diventata anche la nostra mascotte, che qui purtroppo oggi non ho, ma c'era una ragazza di Palermo che ci seguiva, che è stata la nostra prima follower, ci aveva realizzato il pupazzetto proprio della Manticora e lo portavamo a tutte le fiere. Anzi, in realtà qua forse si vede. Sì, esatto, è quella che ha in mano Brian, quella è Elliot. Quindi niente, noi siamo partiti così in maniera molto anche un po' avventata o inesperta, ci siamo lanciati in questo mondo dell'autoproduzione. Abbiamo sfornato moltissime pubblicazioni, di cui qua ho messo principalmente le ultime che sono uscite, ma ce ne sono state veramente tantissime.
E diciamo che i temi che a noi ci sono sempre stati molto cari sono dei temi assolutamente, come dire, un po' macabri, diciamo. Cioè, ci è sempre piaciuto questo gusto per il macabro e insomma, sì, un po' anche quei temi. Noi l'abbiamo definito come tema il fascino del gatto morto, cioè quelle cose che fanno ribrezzo alla prima ondata, però poi non puoi fare a meno di guardare e di vedere come va a finire. Quindi questi sono sempre stati i nostri temi cardine. Il penultimo, diciamo, della serie è stato 2053, Le nuove acque, che a guardarlo oggi è quasi un po' inquietante, visto che era il nostro racconto di un mondo in seguito a un'apocalisse globale che ha ridefinito tutti i confini del mondo, e c'è questo protagonista che è Bertrand Morris, che viaggia per il mondo a bordo di una mongolfiera e fa praticamente una storiografia di quello che è il nuovo mondo dopo questa catastrofe naturale. A parlarne oggi durante una pandemia, diciamo che ti fa un po', fa un po' pensare, però vabbè, noi non avevamo assolutamente idea che sarebbe successa una cosa del genere. E diciamo che questo è stato l'ultimo lavoro che ha visto la collaborazione, oltre che dei membri del gruppo, anche la collaborazione esterna di molti illustratori e fumettisti. Ed è stato quello che ci ha dato obiettivamente più soddisfazione in assoluto, perché è stato proprio un bel processo creativo, sia dallo strutturare, dall'idea, dall'impaginazione, dall'inventare le storie. Il nostro sceneggiatore Brian Freschi, di cui che citavo prima, praticamente ha fatto un lavoro eccelso come un master di un gioco di ruolo, perché ha praticamente scritto quello che era successo al mondo dopo questa apocalisse, e tra l'altro l'ha scritto mentre guardava Sanremo, quindi io non trovo che le due cose siano collegate in realtà. E quindi è venuta fuori una cosa sensazionale. Poi ogni autore aveva un continente o un paese assegnato, e su quel paese si inventava una storia che doveva comunque coinvolgere il protagonista, cioè Bertrand Morris, che di volta in volta esplorava i paesi scelti. Poi, come altre pubblicazioni, abbiamo avuto Malerba, Abigail e Il ventesimo grado, che in realtà sono tre pubblicazioni all'apparenza molto diverse, di autori unici, tipo Malerba l'ho fatto io. Abigail l'ha fatto Elena Triolo, che anche lei è una fumettista in gambissima e bravissima, è conosciuta in arte come Carota e Cannella, e Il ventesimo grado di Ilaria Postoli. E sono tre storie all'apparenza molto diverse, ma che in comune hanno il tema del veleno, sempre perché a noi, appunto, cioè, ci fanno schifo gli argomenti allegri e gioviali, e andiamo sempre sulle cose più pesanti. E quindi ognuno ha declinato il tema come riteneva più opportuno. Nel mio caso, Malerba è un piccolo erbario illustrato che parla delle piante velenose e di tutte le tradizioni o gli aneddoti folcloristici legati a quelle piante. Nel caso di Abigail, invece, è una storia ambientata a fine 800, e in cui c'è questa misteriosa morte della protagonista, legata, ovviamente non si può fare spoiler su un volumetto così piccolo, ma cercheremo di non farlo. Comunque è correlata con col veleno. Mentre Il ventesimo grado è più un veleno che parla però del veleno interiore, delle relazioni finite, di quel sentimento negativo che ti ammorba psicologicamente, insomma. Quindi queste sì, sono le nostre pubblicazioni, le ultime fatte, ma ce ne sono state veramente tantissime altre, le piccole morti, che, come mi piace dirlo in soldoni, sono storie di gente morta facendo sesso,
quindi anche qui titoli e temi variegatissimi. Oppure Feral Children, che è stato un altro volume che ci è piaciuto tantissimo, che era sulle storie di bambini allevati dagli animali in natura oppure cresciuti in contesti di isolamento, e quindi a metà tra cose, leggende inventate e storie vere. Anche quello ci è piaciuto moltissimo da realizzare, ma diciamo che se vai all'origine di Manticora, c'è il nostro primo albo, si chiamava Sindrome, ed era praticamente delle storie, un antologico su tante storie che riguardavano varie sindromi particolari, tipo la sindrome di Stoccolma o quella di Stendhal, o nel mio caso era la sindrome di Capgras, dove praticamente chi ne è affetto è convinto che tutti i suoi parenti e amici siano stati sostituiti da dei replicanti. Quindi, cavolo. Sempre. Sì, perché appunto ti piacciono i temi particolarmente pesanti. E sempre per rimanere su quest'onda del, come dire, umorismo macabro, un altro cavallo di battaglia di Manticora sono le nostre spillette, cosiddette pin del malessere. E queste le abbiamo fatte proprio sull'onda di un'idea avvenuta a caso a Flavia Biondi, credo, che è la nostra, praticamente all'interno del collettivo era quella che partoriva le idee, ma di solito nelle maniere più, cioè tipo fumando alla finestra, si girava e diceva: ma potremmo fare delle spillette? Facciamo, vai, fatta, facciamo le spillette. E quindi sempre con, come dire, parole edificanti dal forte impatto, come dire, personale, che tutti possono usare quando proprio non sanno come esternare determinati sentimenti, ci pensiamo noi con le nostre pins. E niente, questo è per fare insomma una panoramica di quello che abbiamo prodotto con Manticora nel corso degli anni, e che appunto torna utile per entrare magari più nel dettaglio della nostra live, ovvero cosa serve per fare autoproduzione. Cioè, ora ribadisco che questi sono semplicemente delle linee guida basate sull'esperienza personale che ho avuto io all'interno del mio collettivo. Però sicuramente ci sono tantissime realtà di autoproduzione, poi soprattutto negli ultimi anni stanno veramente sbocciando un sacco di collettivi, per cui ciascuno poi potrà portare la propria esperienza di che cosa significa fare autoproduzione. Comunque nel nostro caso la prima cosa che mi viene in mente, cioè se qualcuno vuole fare autoproduzione, è sicuramente avere un'idea, che non è importante che sia innovativa o spiritosa, originale, perché alla fine qualsiasi cosa è un pretesto per raccontare una storia, cioè l'importante è che ci sia una necessità di raccontare qualcosa, almeno secondo quello che erano le nostre aspettative come collettivo. Avevamo piacere che comunque le persone leggessero delle storie che in qualche modo lasciassero qualcosa, delle domande, dei quesiti, comunque un arricchimento ci piaceva che ci fosse. Quindi sicuramente prima cosa in assoluto è avere delle idee, quindi soprattutto per fare autoproduzione si può fare anche in solitaria, però c'è un discorso un po' diverso da fare, nel senso che praticamente devi arrangiarti da solo a gestire tutte le cose, perciò io consiglio, cioè per fare autoproduzione sì, tranquillamente si può fare da soli, però sicuramente il lavoro di squadra e il poter fare con un gruppo è molto meglio. Perché appunto anche in una fase iniziale poter fare un po' di brainstorming con gli altri membri del gruppo, confrontarsi, capire di cosa si vuole parlare, buttare giù una lista di parole chiave, è molto più produttivo e proficuo dello stare da soli a riflettere su i massimi sistemi o le cose della vita e voler fare la storia. Cioè, si può fare tranquillamente, per carità, è solo che
semplificare a fare autoproduzione, essere di più è meglio. Anche perché per fare autoproduzione ci vuole un sacco di tempo. E quella proprio è da... Cioè, già per fare fumetti ci vuole tempo. Se sei un autore unico, poi è veramente una cosa eterna. E Flavia o moltissimi altri fumettisti che conosciamo possono confermarlo. È un lavoro lungo e per di più quando fai autoproduzione non sei solo autore, ma sei anche editore, sei distributore, vendi il tuo prodotto, sei un addetto all'ufficio stampa, cioè sei tutte queste cose in un unico momento. Quindi più si è, meglio è, perché almeno ci si può suddividere i compiti, e si fa il lavoro di squadra e ognuno è addetto a una cosa differente. Poi un altro aspetto da non sottovalutare, ed è un tasto dolentissimo, ma ahimè è vero ed è così, diffidate di chi vi dice che non lo è, ma per fare autoproduzioni ci vuole soldi, cioè è un investimento che si fa con i propri risparmi. Poi ci sono anche altre realtà che utilizzano degli altri metodi, tipo il crowdfunding, però quello personalmente noi come Manticora non l'abbiamo mai sperimentato, però tipo c'è una realtà che si chiama Attaccapanni Press, che loro pubblicano tutti i loro volumi col crowdfunding. Per cui quello in realtà è un altro modo per poter gestire l'aspetto economico, finanziario del progetto, però per quello che riguarda noi come Manticora, noi abbiamo sempre messo i soldi di tasca nostra, o almeno all'inizio c'è stato l'investimento personale, cioè ciascun membro ha messo una quota che è servita a produrre il primo volume, che appunto era Sindrome, e poi siamo andati a Lucca Comics e da lì abbiamo iniziato a fare varie fiere del settore, e grazie a quello tutti i proventi della vendita del nostro primo volume sono stati investiti per finanziare i progetti che poi sono venuti in seguito. Quindi diciamo che se va bene è un investimento che fai all'inizio e che poi non hai necessità di... Cioè, dipende, appunto, cioè l'ideale come autoproduzione è quello di ritornare sempre a pari, cioè di non andare in perdita, di riuscire sempre a ripagarti di tutte le spese e i sacrifici che hai fatto. E poi comunque dopo tutto questo sicuramente l'importante è divertirsi, perché cioè, se bisogna fare tutto questo e spendere tempo, soldi e idee per una cosa a cui non ti senti connesso emotivamente, tanto vale non farlo. Cioè, obiettivamente è un'occasione per sperimentare, per divertirsi, anche per conoscere quello che è l'ambito dell'editoria autoprodotta, ma anche dell'editoria della micro e macro editoria. Per cui, sì, cioè, una componente di divertimento è fondamentale, perché altrimenti, veramente, tanto vale non farlo e mettersi a fare tutt'altro, ecco. Quindi questo è. Non so se continuo, vado avanti. Poi sì, io... sì, vai pure avanti, poi, okay. Poi continuiamo con le domande. Esatto. Poi allora, fase ideativa, qua ribadisco, è una cosa che riguarda proprio l'esperienza nostra come Manticora, perché noi siamo sempre stati principalmente... comunque un gruppo di tante persone, principalmente comunque amici. Quindi diciamo che eravamo anche facilitati dal fatto di aver fatto un percorso di studi insieme, dal conoscerci per un periodo, abbiamo anche vissuto nella stessa casa, quindi era molto comodo per fare le riunioni, perché alla fine non c'era bisogno di... come dire, di ideare degli eventi particolari, ma semplicemente una sera si ordinava la pizza, si decideva che era il momento di fare riunione e ci si ritrovava tutti sul divano sfondato a parlare di Manticora e delle storie di Manticora. Comunque sì, per noi la prima fase sicuramente era quella del brainstorming, ovvero buttare giù una serie di parole chiave o di temi che ci sarebbe piaciuto approfondire e da lì iniziare a svilupparli in una storia
se o in un antologico, quindi vale a dire ciascun autore porta una storia che riguarda quel tema, oppure una storia unica, come abbiamo fatto in uno dei nostri volumi che si chiama Der Krampus, dove la storia era praticamente un susseguirsi di vicende nell'arco di molti anni e ciascun autore si era preso una porzione di quella storia lì e l'aveva raccontata a disegni. Per cui dipende poi il taglio che si vuole dare alla propria pubblicazione. Comunque sì, la prima fase sicuramente è quella di brainstorming, bozze, schizzi, idee, cambiare anche in corso d'opera perché si vede che non è esattamente quello di cui si vuole parlare, cioè questo è il momento ideale. Poi sopraggiunge invece la fase di creazione effettiva, che è quella di disegno e sviluppo vero e proprio, e qui è veramente importante comunque darsi degli obiettivi fattibili, cioè cose non troppo lunghe, poche pagine, in bianco e nero o anche a colori se si ha la disponibilità, perché poi, come vedremo più avanti, c'è un discorso da fare anche sulla stampa, però comunque più è abbordabile il numero di pagine o comunque l'obiettivo, più non ci sono rischi di incorrere in ritardi, gente che consegna in ritardo, che non riesce a starci dietro con le deadline e via discorrendo. Per cui sì, questa fase però è proprio quella creativa di disegno, in cui fai gli storyboard, ci si confronta soprattutto. Questa è una cosa che per me è stata fondamentale ed è uno dei motivi per cui consiglio veramente di fare autoproduzione, era il potermi confrontare con dei colleghi, degli amici e poter maturare anche nel disegno proprio sulla base dei feedback che ricevevo durante le riunioni. E sempre in maniera, cioè comunque non è che ci ammazzavamo e dicevamo Madonna che sta roba fa cagare, cioè proprio dati all'ippica, cioè, non siamo mai arrivati a questi estremi, ma ho trovato che comunque come collettivo è sempre stato molto molto stimolante il potersi anche confrontare e spiegare sì, questa cosa funziona, secondo me faresti meglio a fare così, e trovare appunto soluzioni che magari se fossi stata da sola non ci sarei mai arrivata. Quindi è il motivo per cui si può fare autoproduzione da soli, ma se è da fare da soli io consiglio comunque di avere due o tre amici fidati a cui far vedere le proprie cose per avere un parere. Quindi sì, e poi una volta fatto il volume, quindi disegnato, impaginato e tutto, c'è la fase della stampa, che quella in realtà dipende relativamente da noi, nel senso che noi ci siamo sempre rivolti a tipografie online per stampare i nostri progetti, quindi non abbiamo mai fatto, cioè chi fa proprio legatoria, quindi stampa e crea fisicamente i volumi, noi questa cosa non l'abbiamo mai fatta, perché poi ovviamente lì subentra anche un aspetto proprio di artigianale quasi, e quindi è un'altra categoria proprio a parte. Noi invece siamo sempre stati un po' più commerciali, diciamo così. Noi facevamo i nostri volumi, preparavamo il PDF per la stampa e li mandavamo in stampa sulle tipografie online. Lì sicuramente il discorso che facevo prima è da tener conto di svariati fattori, quindi a parte il formato di stampa, il discorso se fare stampa in bianco e nero o a colori, perché il bianco e nero costa un po' meno, mentre stampare a colori ha sicuramente un costo maggiore. Poi dipende dal numero di pagine, dipende dalla qualità della carta che si decide di usare. Cioè ci sono svariati fattori che sicuramente influiscono, primo tra tutti anche la tiratura, perché ovviamente come autoproduzione la tiratura è una questione un po' delicata, nel senso che quando sei all'inizio e sei al primissimo albo da stampare non sai quante copie stamparne, perché obiettivamente non hai dati certi su quanto quel volume verrà comprato e verrà acquistato.
Noi la primissima tiratura di Sindrome, appunto perché eravamo inesperti, lo facevamo a colori, quindi spendendo anche un pochino di più, e non mi ricordo quante copie facevamo, comunque erano parecchie, cioè da autoproduzione eravamo andati molto, avevamo sforato parecchio per quelli che erano i primi riscontri. Poi negli anni, continuando a pubblicare, abbiamo dato il tiro, abbiamo anche capito, siamo intanto riusciti a farci un bacino di utenza, quindi i lettori progressivamente comunque sono aumentati, perciò abbiamo anche regolato sulla base di quanti lettori avevamo, quanti contavamo di raggiungerne, magari grazie alle condivisioni, ai social e alla pubblicità. Però comunque sì, il discorso della stampa è molto importante, perché qualsiasi tipografia, il discorso di base è più stampi e meno spendi, per cui più copie corrisponde a un meno costo a singola copia. Però appunto è da valutare sulla base della situazione in sé. E poi ribadisco, cioè un po' di, come dire, sì, un po' di inventiva all'inizio e anche un po' di sfrontatezza al non rendersi conto di quello che si fa. Diciamo che all'inizio è abbastanza è normale, anche perché appunto ti fai le ossa anche così, cioè sperimentando e sbagliando e vai avanti, insomma. Da qui ho fatto poi una breve lista di tipografie online che noi abbiamo usato nel corso degli anni per stampare le nostre cose. Sono tutte tipografie valide, cioè magari una è più orientata a un certo tipo di carta, a un certo tipo di stampa, però io direi che bene o male si equivalgono tutte, non starei neanche a fare una classifica, diciamo. L'unica non è una tipografia, è Camalun, è una tipografia che però stampa su diversi supporti, e dove noi abbiamo stampato le nostre spillette ci siamo sempre trovati benissimo, perché comunque aveva una varietà, una possibilità di scelta molto variegata, ma in ogni caso stampa, cioè fanno adesivi, magliette, tazze, quindi se per la vostra autoproduzione magari venisse voglia di fare del merchandising per integrare un po' nelle finanze generiche dell'autoproduzione, può essere una valida alternativa, perché per noi alla fine fare le spillette è stato un po' così. Nel senso che eravamo arrivati a un certo punto che vendavamo così tante spillette che potevamo anche smettere di fare fumetti. Da un certo punto di vista è stato così, ma vabbè. Comunque sì, no, di sicuro comunque pensare anche a qualcosa di collaterale agli albi a fumetti può essere un'idea, perché alla fine arricchisce un po' il catalogo. Poi ovvio che dipende se l'autoproduzione si presta a fare una cosa del genere, cioè nel nostro caso le spillette, a parte essere stata un'idea così venuta un po' per caso, però alla fine ci stavano anche bene, perché ci hanno dato un sacco di occasioni di fare battute, dell'umorismo, di quello dark humor come piace a noi, insomma, quindi era adeguato. Ci sono moltissime altre autoproduzioni dove effettivamente aggiungere dei gadget aiuta come no, quindi anche quello è più alla discrezione di ciascuno, insomma. E poi qua veniamo al punto dolente di questo 2020, ma che effettivamente è la cosa più importante in assoluto, ovvero le fiere. Quello purtroppo quest'anno è stato veramente sfigatissimo, perché Lucca Comics, che è la fiera più importante in assoluto, non c'è stata. Cioè, c'è stata, ma ovviamente una formula online che quindi male si, come dire, permetteva di vendere le proprie creazioni. Però comunque sì, in condizioni normali, cioè senza pandemia, come speriamo tutti di ritrovarci prossimamente, le fiere sicuramente dovrebbero essere l'obiettivo finale di un'autoproduzione. Perché attualmente la stragrande maggioranza delle fiere di settore in Italia contemplano un piccolo spazio dedicato alle autoproduzioni.
piccolini, grandi, piccoli, dipende dalla fiera, però comunque bene o male tutti hanno la possibilità di candidarsi per avere lo spazio per pubblicare le proprie, cioè per vendere le proprie creazioni. Comunque è fondamentale perché bisogna farsi conoscere. Cioè sicuramente i social e internet è un valido alleato per diffondere il proprio lavoro, però sicuramente offline gran parte dell'autoproduzione secondo me sopravvive perché comunque ci sono le fiere di settore. Perché anche vuoi o non vuoi diventa l'occasione per conoscere i tuoi lettori intanto, ed è una cosa importantissima perché con moltissimi lettori che ci seguivano dai primi tempi poi abbiamo proprio instaurato anche dei legami di amicizia, o comunque cioè, si crea una sorta di fidelizzazione, poi hai modo di anche includere dei nuovi lettori, magari persone che passano davanti al tuo stand e non ti conoscono, però ti vedono lì a disegnare e a dedicare i volumi, si fermano e 2 minuti magari li spendono anche per conoscerti, per cui veramente sono fondamentali. E poi, soprattutto per chi è all'interno dell'autoproduzione e vorrebbe comunque entrare nel mondo dell'editoria o fare il fumettista, diventare autore, sicuramente andare alle fiere e avere l'opportunità di stare dall'altro lato della barricata, cioè quindi dietro uno stand, ti permette comunque di intanto di conoscere come funziona la fiera appunto dall'altro lato, quindi gli orari, le regole, doversi dare i turni per stare allo stand, cose che dal più piccolo al più grande comunque il funzionamento è simile, cioè poi ovviamente ci sono determinate cose diverse, nel senso che sicuramente un grande editore ha la distribuzione e tu invece autoproduzione fai tutto per conto tuo, quindi ti metti in viaggio col tuo bel trolley carico di volumi invece che di vestiti, giusto un paio di mutande per sopravvivere e avanti così, non sai se mangerai, se berrai, se dormirai, ma lo fai perché appunto devi avere la passione per fare questa cosa, perché ribadisco, se non ti diverti a farlo, non lo fare, perché è veramente pesante, cioè dopo le fiere hai minimo bisogno di una settimana per riprenderti emotivamente, fisicamente della cosa. Però comunque sì, cioè, ti permettono di avere uno sguardo da addetti ai lavori e soprattutto sì, se vuoi anche proporti per lavorare all'interno di quest'ambito, sia anche solo appunto in una casa editrice, secondo me è molto molto stimolante e formativo. Però comunque veramente, cioè, preparatevi perché è fisicamente debilitante. Infatti quest'anno per me è stato veramente veramente strano non avere proprio l'incombenza di oddio c'è Luca, che lo attendi con una sorta di anticipazione e contemporaneamente terrore, perché ormai Luca Comics è diventato tipo il capodanno del mondo fumetto. Per cui andare a Lucca equivale a oddio che figata, morirò. Cioè, tipo, questi due sentimenti che si equivalgono. Altre cose, appunto, come dicevo prima, è sicuramente la promozione online, che non è assolutamente da sottovalutare, ovvero sito web, piattaforme per shop online, quello può essere un ottimo metodo per integrare le vendite fatte durante le fiere e farsi conoscere comunque via internet. Come shop online io ho messo quelli che abbiamo usato per adesso, quindi erano BigCartel, Etsy e Shopify. Hanno entrambi, cioè tutti e tre hanno delle dinamiche diverse, cioè BigCartel e Shopify, se non sbaglio, funzionano con abbonamento, per cui tu paghi un tot al mese e ti permettono di avere un tot di slot per pubblicare i tuoi prodotti. Invece Etsy mi pare che abbia delle tasse su ogni volta che tu metti online un prodotto. Comunque, cioè, sicuramente è un aspetto da tenerne conto, perché almeno ti permette di fare delle vendite tutto l'anno, non solo durante Luca Comics, Napoli Comic Con, il Mantova Comics o chi per esso.
Poi i social, ragazzi, dobbiamo scendere a patti con questa cosa, che se non hai social network in questa epoca storica non esisti, cioè no, equivale veramente a non esistere. Quindi è importante, secondo me, avere almeno Instagram e Facebook, conoscere le potenzialità di ciascun social che si apre e sfruttarlo per le proprie necessità. Perché, cioè, è veramente quello, da quel punto di vista lì, non è più come appunto negli anni 90 o i primissimi anni dell'autoproduzione, dove ci si faceva le fotocopie e si andava a vendere a mano. Ma effettivamente internet è stato un'enorme rivoluzione per quello che riguarda la promozione online del proprio lavoro, per cui io sono per sì. Cioè, per quanto non possa piacere l'idea di dover stare sempre attaccati a un cellulare o a un computer, ma è fondamentale. Mi spiace, ma è così. E invece un'altra cosa che molto spesso si sottovaluta, ma noi negli ultimi anni avevamo iniziato a usarlo come metodo e effettivamente ci aveva aiutato a farci conoscere un po' di più, è l'utilizzo delle newsletter e le cartelle stampa mandati a blog o testate giornalistiche online che si occupano di fumetto. Perché alla fine permette di creare anche lì una sorta di fidelizzazione, diciamo, e soprattutto amplifica quella che è la tua portata, nel senso che se tu posti l'annuncio su Facebook e Instagram che esce il tuo nuovo volume, lo vedono in tot, ma se contemporaneamente la stessa notizia viene rimbalzata ufficialmente dai canali che si occupano dell'argomento, io qua ho citato lo Spazio Bianco, Fumettologica o Comicus, di sicuro ti permette di avere un eco maggiore, perché i lettori di quelle pagine, magari sfogliando la pagina, si accorgono che esiste, dicono: guarda, chi sono questi di Manticola, andiamo a vedere, e quindi apprendono della nostra esistenza. Quindi sì, cioè, diciamo che per fare autoproduzione, secondo me, è fondamentale una somma delle due cose, ovvero promozione online e promozione offline. Ovviamente, ribadisco, questo prima del coronavirus. Adesso è da vedere come si evolveranno le cose, come si struttureranno le fiere man mano che andrà avanti questa situazione. Tipo, adesso di sicuro la promozione online è quasi più importante della promozione offline. E sempre per citare Attaccapanni Press, che di cui parlavo prima, loro hanno fatto Attaccapanni Market, quindi per mi pare un mese hanno messo online tutte le loro pubblicazioni, hanno permesso alla gente di acquistarle proprio come se fosse una sorta di fiera virtuale. E quindi sì, cioè, attualmente c'è poco da fare, bisogna inventarsene di ogni per cercare di emergere in questa situazione molto, molto particolare. Però è così, speriamo che appunto la situazione cambi. E niente, io in realtà, cioè, poi non è che ci sia molto di più da dire su fare autoproduzione, quindi poi vediamo se appunto ci sono domande o richieste dal pubblico. Comunque, vabbè, sì, ricapitolando, c'è la nascita dell'autoproduzione, ovvero hai voglia di metterti in gioco e cerchi dei compagni di squadra, oppure un collettivo con cui aderire, a cui aderire per l'esperienza. I primi passi, quindi l'idea c'è, il nome pure, ci si mette al lavoro, bisogna confrontarsi, non mancate le deadline, ragazzi, veramente è importante, ma anche, cioè, pure se volete fare gli autori unici o collaborare con Bonelli o Marvel, le deadline veramente devono diventare la vostra unica ragione di vita, ma in generale proprio nella vita umana, proprio bisogna rispettare le deadline. E poi c'è il debutto, che quindi quando è tutto pronto e appunto magari hai anche una fiera, una mostra, un evento che ti permette di farti vedere al pubblico, è il momento di buttarsi e presentarsi. Poi sicuramente ci saranno degli incidenti di percorso, perché quello è normalissimo, è umano, è anche sano che ci siano, perché ti permette appunto di regolare il tiro. Per cui niente panico se c'è qualcosa che non va, se si sbaglia qualcosa, anche se si dovessero perdere dei soldi, non è, cioè,
ok, un po' rode e immagino che dia fastidio, però diciamo che sono tutti errori che si fanno per migliorare in futuro e sperare appunto in un'evoluzione del proprio lavoro. Quindi poter crescere come autoproduzione, poter crescere come collettivo, e qualora non dovesse succedere, perché comunque dopo un po' è fisiologico che ciascuno prenda la propria strada e decida di mettersi in proprio, o semplicemente anche non dovesse funzionare, si decidesse di chiudere brutalmente da un giorno all'altro, non è un dramma e appunto niente, avrete qualcosa di bello da raccontare ai vostri nipoti. Cioè, fa tutto brodo, insomma. Ecco, niente, e quindi questo è la presentazione che ho fatto, finisce qui, ma appunto se ci sono cose, cioè curiosità. Io volevo chiedere una cosa, intanto ringraziarti ovviamente per la presentazione, perché è stata molto interessante, anche insomma con l'idea di ragionare proprio sul discorso non solo del fumetto, ma il fumetto dell'autoproduzione, che secondo me è un elemento molto interessante, come dici tu, per potersi mettere in gioco, potersi sperimentare, quindi credo che sia molto stimolante come cosa. A livello di formazione, una persona, perché voi dicevi che il vostro gruppo è nato dall'Accademia di Belle Arti, a livello di formazione esistono persone che hanno fatto una formazione autonoma e che riescono, o secondo te il passaggio dall'accademia è fondamentale, insomma, come un consiglio per chi approccia a questo mondo? Guarda, secondo me no, il fatto che noi fossimo tutti ex studenti dell'Accademia di Belle Arti è un caso, perché semplicemente eravamo compagni di corso, facevamo tutti la stessa cosa, eravamo tutti orientati al fumetto e ci siamo detti perché no. Però credo che non sia assolutamente fondamentale, nel senso che ora non ho degli esempi, non mi vengono in mente degli esempi, ma credo che comunque il fatto di aver fatto una scuola d'arte o di aver per forza frequentato dei corsi di fumetto non è assolutamente prerogativa per fare autoproduzione. Anzi, in realtà forse l'autoproduzione potrebbe diventare a maggior ragione un modo, anche se non hai fatto dei corsi specifici, ma magari hai un gruppo di amici con cui sei appassionato, disegni per diletto, per hobby, o sei anche solo autodidatta, secondo me può diventare un buon metodo per sperimentare, appunto. Cioè, secondo me l'autoproduzione deve essere proprio vista come una palestra, per cui anche se non hai fatto degli studi specifici, io consiglio comunque, se si creano le condizioni ideali, di buttarsi e provare. Poi mal che vada, appunto, cioè si vede che magari non è esattamente come immaginavi, non funziona, e allora a quel punto cambi un po'. Di sicuro un'altra cosa che secondo me è fondamentale è provare anche a contattare persone che comunque fanno già autoproduzione o che magari hanno contatti all'interno di quel mondo. Tipo, a noi capitava spessissimo che comunque ci arrivassero mail da moltissimi ragazzi autodidatti oppure anche studenti di varie scuole di comics, accademie, e appunto ci chiedevano consigli. Noi ovviamente non eravamo una casa editrice, quindi non potevamo dare delle coordinate troppo specifiche, però un parere da persone che comunque provano a fare questa cosa l'abbiamo sempre dato. Perciò sì, non, direi che non c'è assolutamente un limite legato a quello che hai fatto come formazione. Assolutamente no. Ok. No, sto pensando domanda, però non dal sito, ma in privato, diciamo, che diceva quanto tempo dedicavate all'autoproduzione? Cioè, questo progetto era diventato per voi un progetto full time o... Diciamo che non full time, però di tempo ne prendeva parecchio, perché noi usavamo proprio Luca Comics come come obiettivo finale, per cui se Luca Comics è fine ottobre, primi novembre,
significa che noi iniziavamo a pensare alla storia da presentare a Lucca successivo praticamente un mese dopo che finiva il Lucca precedente, cioè diventava una lavorazione di un anno circa. Poi ovviamente i primi mesi magari no, perché appunto ti devi ripigliare da Lucca prima, in cui sei veramente devastato, però diciamo che sì, un 9 mesi, una gestazione umana ce la vedo tutta per... Poi a livello di giorni non è che prendeva tutto il giorno, cioè alla fine noi all'epoca quando facevamo autoproduzione o... Tipo nel mio caso, io poi ho fatto anche il biennio dell'Accademia Belle Arti, quindi ero studente. Molti di noi comunque lavoravano, avevano iniziato a lavorare. Per cui diventava una cosa che mettevamo all'interno dei ritagli di tempo e a cui davamo una cadenza tipo di una riunione al mese, se non 2 volte al mese, per fare il punto della situazione, vedere come si stava procedendo. E poi, però sì, l'ideale era essere pronti tassativamente per Lucca, il che significa, appunto, se Lucca è fine ottobre, noi per fine settembre dovevamo già aver pronto il volume, già stampato, anche mandarlo già in stampa. Perché un'altra cosa da non sottovalutare assolutamente è i ritardi... quelli che dipendono da te, perché magari ti prendi tardi con le deadline, appunto, e a produrre il volume, ma tutti i possibili disagi che ci possono essere, lo sciopero dei corrieri, il tipografo che gli si incendia le macchine, cioè qualsiasi cosa bisogna metterla in conto. Poi soprattutto se sei un po' paranoico, molto molto meglio muoversi per tempo, perché così almeno l'ansia cronica si rasserena un po'. Però sì, quella era l'unica scadenza che noi ci davamo proprio come limite. Poi a livello di occupazione effettiva nel corso della giornata, sì, poi ognuno poi si gestiva, cioè sapevi che avevi la riunione il giorno tale, per la riunione dovevi avere tot cose pronte. E da questo punto di vista qui devo dire che noi comunque come Manticora siamo sempre stati comunque bravi a dialogare, a venirci sempre incontro e ad essere puntuali, anche perché, ribadisco, abitavamo insieme, per cui se qualcuno sbagliava e sgarrava si andava in camera sua e lo si faceva tornare all'ovile, cioè non era impossibile sbagliarsi, insomma. Ok, non so, Mia, se hai delle domande, io intanto controllo se sono arrivata. Sì, ti volevo chiedere, tu parlavi prima della divisione dei ruoli, no? Per fare un po' cose diverse, perché ovviamente uno da solo non riesce mai a fare tutto. Ma come l'avete decisa questa cosa? Un po' in base a inclinazioni, insomma, cose preferite da fare a livello personale, o c'è stato, non so, un metodo per cui avete deciso? No, in realtà è stato abbastanza, come dire, spontaneo, nel senso che, allora, bene o male, tutti facevamo le stesse cose, però, tipo, nel caso faccio l'esempio per quello che mi riguarda, i post su Facebook o su Instagram, la stragrande maggioranza delle volte ero io a scriverli, perché, non sempre comunque, perché a volte lo faceva anche Brian, ad esempio, però nel corso degli anni... Se prima eravamo tutti a dire ah ok, dobbiamo fare il post su Instagram, poi lentamente diciamo che le persone che aggiornavano i social eravamo sempre io o Brian. Ovviamente col benestare di tutti, nel senso che se bisognava fare un post, io prima lo facevo leggere a tutto il gruppo, e una volta che mi davano, che eravamo concordi su quello da scrivere, si pubblicava. Però sì, diciamo che non è che ci siamo seduti a tavolino, abbiamo detto ok, tu fai questo, tu fai quello, tu fai quell'altro. È venuto in maniera molto, molto spontanea. Ad esempio Flavia, di cui parlavo prima, in alcuni volumi lei non aveva il tempo per fare la storia, per disegnare la storia, però comunque la sua presenza all'interno del volume si nota, perché era quella che alla fine impaginava il volume. Cioè 2053
Oltre a essere appunto questa storia molto ricca e densa che ci ha dato tantissime soddisfazioni, ma sicuramente il 90% del fascino di quella storia lì non sarebbe la stessa cosa se Flavia non avesse fatto quel lavoro di impaginazione immenso, che adesso purtroppo non ho una copia qui perché sennò ve lo farei vedere. Cioè, lei ha ricostruito tutto, ha fatto l'impaginato come se tanti ritagli di giornale, come se fosse la scrivania di Bertram Morris, per cui era un valore aggiunto, ma non è che l'ha deciso lei, ma per il semplice fatto che non potendo partecipare con la storia disegnata e scritta, almeno ha voluto contribuire facendo così. Però non è che poi abbiamo deciso che lei era l'addetta all'impaginazione. Ci siamo trovati e alla fine poi a lei veniva molto bene e quindi abbiamo convenuto che era giusto così. Ma moltissime altre, ma anche le cose più stupide, tipo per andare in posta a spedire, mandavamo sempre Ivan, perché alla fine, cioè, per un motivo o per l'altro, a chiunque altro ci andasse aveva delle disavventure, e invece Ivan era immune a questa maledizione delle poste, quindi le spedizioni le abbiamo fatte così. Cioè, in realtà all'inizio le spedizioni le faceva Flavia, però da lì è nata la sua maledizione per le poste, ovvero che lei ogni volta che va in posta succede qualcosa, appunto anche gli scioperi, problemi vari, e quindi sì, però non, è sempre stato molto naturale, cioè non è che abbiamo mai definito cose precise, cioè chi voleva faceva. E per quanto riguarda ad esempio i dialoghi, li ha sempre fatti anche lì nel caso una persona, oppure anche lì dipende dal tipo di progetto che avevate in mente? Dipende dal tipo di progetto, perché appunto a seconda di che tipo di progetto è, c'è un tipo di lavorazione diverso. Tipo in Der Krampus, che citavo prima, la sceneggiatura è tutta di Brian, a parte la parte centrale che è disegnata e sceneggiata da Ivan, se non ricordo male. Però comunque in quel caso lì le battute sono scritte da Brian. In altri casi noi tutti, quando facevamo la storia, scrivevamo anche i dialoghi, oppure li scrivevamo con l'aiuto di Brian, cioè proprio dipende dal progetto. Nel caso di 2053, ma appunto perché è stato il progetto più particolare nella storia di Manticora, lì in quel caso ha funzionato proprio come un gioco di ruolo, cioè Brian ha scritto quella che era la struttura base del mondo, ha fatto proprio quello che si chiama world building, cioè lui ha costruito l'intera ambientazione, e poi ciascuno di noi si sceglieva il paese di riferimento e scriveva e sceneggiava la storia ambientata in quel paese. Tipo nel mio caso io avevo India e Sri Lanka e ho inventato la storia, ho scritto io i dialoghi e ho fatto i disegni. Però invece nelle Piccole Morti io ho disegnato con la sceneggiatura di Brian. Quindi dipende proprio da come si imposta il lavoro all'inizio. Ok, e invece magari hai dei suggerimenti di autori o altre autoproduzioni che vi sono piaciute, a cui vi siete ispirati negli anni? Guarda, allora, di sicuro, altri autori, io comunque raccomando caldamente quelli che hanno collaborato con noi, con cui appunto ci siamo trovati molto bene e che hanno poi attualmente molti stanno anche facendo cose incredibili e di cui meritano veramente un'occhiata. Tipo nel caso di 2053 con noi ha collaborato David Ferracci, che è uscito proprio negli ultimi mesi con un volume che si chiama Ballata per un traditore, per Feltrinelli. Lonnie Bao, che lei principalmente è animatrice, fumettista, è veramente in gambissima e, se non ricordo male, credo che ultimamente lei ha collaborato con uno studio di animazione che ha fatto un cartone animato che è uscito su Netflix l'anno scorso che si chiama Klaus. E adesso, se non ricordo male, credo che stia anche lavorando con la Warner Bros, se non ricordo male.
Ma comunque veramente ce ne sono tantissimi. C'è Albe Ilongo, che anche lui ha pubblicato con Bao e ha fatto una delle storie di 2053. Ilaria Apostoli, che ha collaborato sia con 2053 che per, questo è l'unico che ho cartaceo al momento, il 20° grado, che è appunto uno degli ultimi che abbiamo fatto. E quindi sì, cioè di autori sicuramente mi sento di suggerire quelli che hanno lavorato con noi. E poi che altro? Beh, allora, per me personalmente, perché appunto ho fatto anche una, cioè di recente sono uscita con una loro pubblicazione, Le ragazze di Attaccapanni Press, che secondo me è una delle realtà più interessanti in questo periodo. Tipo, uno degli ultimi progetti che hanno fatto è questo, che si chiama Pagine Verdi, che è una guida con tanti consigli per avere uno stile di vita più ecosostenibile. E io ho partecipato quest'anno appunto con una storia, tra l'altro mi viene da ridere, sul viaggiare, che è una cosa che adesso non possiamo fare, quindi Ale, ho fatto... È praticamente una... Aspetta, non la trovo neanche. Però sì, è... Esatto, eccola qui. Quindi sì, loro sono appunto una realtà che, come dicevo prima, usano il metodo del crowdfunding per le loro storie, per i loro volumi, e però hanno una qualità veramente, veramente alta, e li consiglio caldamente. E altri, ma in realtà ce ne sono veramente tantissimi, e in generale, cioè in condizioni normali, io consiglierei di andare a Lucca e farsi un giro per la self area per prendere, cioè per rendersi conto delle mille realtà che ci sono in questo settore. Solo che sì, mi rendo conto che purtroppo, ahimè, non è possibile. Un'altra realtà di autoproduzione, che in realtà è un po' su, cioè non è solo autoproduzione, ma ci collaboro e fanno anche lì delle cose straordinarie, è Renape, che, con cui io ho collaborato facendo questo volume che si chiama Fanza Ghirò, cioè una fanzine su Fanta Ghirò, mi stavo impappinando nel parlare, e loro ad esempio sono, cioè produce degli albi autoprodotti, però contemporaneamente ha messo su un sistema di mostre e interviste con cui collaboro ogni tanto. È per quello che dicevo che mi fa strano essere dall'altro lato della barricata, perché di solito sono io a farle le interviste per Renape, appunto. E anche quella è una realtà un po' particolare, nel senso che non è solo pubblicazione di fumetti, ma è più un calderone per far conoscere più realtà possibili, insomma. Molto spesso autoprodotte, quindi anche lì, se uno ha voglia di approfondire l'argomento, sicuramente andare sul profilo di Renape permette di conoscere moltissime realtà. Ad esempio, ora prima si parlava di fare autoproduzione da soli. Un esempio di un autore che conosco che ha fatto degli albi a fumetti autoprodotti per conto suo è Giulio Macaione, ad esempio. Lui è un fumettista che ha pubblicato con Bao, con Panini, però ogni tanto, siccome è prolifico, nel senso che lui è praticamente un vulcano di idee, e ogni volta che lo sento è al lavoro su qualcosa di nuovo, molte storie brevissime le ha pubblicate a sue spese, sono dei piccoli albi autoprodotti che poi ha venduto sui suoi canali social, sullo shop online, e anche a Lucca, affiliandosi ad altre realtà autoprodotte, hanno fatto lo stand per vendere. Quindi per dire, non è impossibile, ecco, è solo che ci vuole veramente tanta disciplina, perché appunto da soli è un lavoro non indifferente. Certo. Parlavi anche di spesa. Secondo te un budget che potrebbe essere dedicato magari a un primo lavoro di autoproduzione, quindi come consiglio da dare, quale potrebbe essere? Ma guarda, allora, noi ribadisco che facendo conti di tutto quello, faccio un esempio brutale per Malerba, che alla fine, ce l'ho qui,
è un volume molto sottile, cioè stiamo parlando veramente di pochissime pagine. Se non ricordo male, il preventivo di stampa eravamo sui 200-300 euro, una roba del genere. Ora non mi ricordo la data, potevo anche controllare prima di connettermi, non ci ho pensato. Però sì, diciamo che per una cosa così, cioè quindi una 5, bianco e nero, una carta non particolarmente spessa, la spesa è quella lì. Ovvio che, solito discorso, dipende dal numero di copie che vai a stampare. Cioè, più ne fai, meno in proporzione spendi. Però aveva quello... la tiratura di Malerba, se non ricordo male, la prima è stata di 300 copie, se non ricordo male. Poi ci sono state delle ristampe, quindi ho fatto una seconda ristampa di molte meno copie, tipo un centinaio o 150. Poi in realtà ho visto che bene o male si vendeva e tuttora continua a girare nonostante Manticora sia chiuso e Malerba sia uscito nel 2017. Però diciamo che sì, cioè di tiratura non ne abbiamo mai fatte tantissime. L'unica tiratura più sostanziosa che abbiamo fatto è stata però quella di 2053, ma lì eravamo avvantaggiati dal fatto che l'anno prima avevamo vinto al Treviso Comic Book Festival come migliore autoproduzione, per cui il premio in palio era una tiratura di 500 copie. E quello è stato l'unico caso in cui abbiamo stampato così tante copie, ma appunto perché avevamo vinto il premio e avevamo avuto l'opportunità di farlo, perché altrimenti una cosa del genere avremmo stampato sicuramente meno copie, insomma, per il nostro budget, ecco. Però sì, cioè diciamo che orientativamente per quello dico che più si è meglio è, nel senso che ovviamente se sei in tanti poi questa spesa viene suddivisa, insomma. E poi un'altra cosa da non sottovalutare, ed è il motivo per cui conviene sempre essere in gruppo, è che ad esempio per lo stand a Lucca Comics ovviamente si paga. Cioè la stragrande maggioranza degli stand nelle fiere di fumetto sono a pagamento. Solo alcuni non lo sono, tipo il Treviso Comic Book Festival è gratuito, c'è giusto un'iscrizione all'associazione, ma è tipo il valore della tessera, quindi saranno 10 euro. Però nel caso del Napoli Comic Con di Lucca Comics sicuramente c'è da mettere in conto quello. E nel caso di Lucca, purtroppo, più passano gli anni, più aumenta progressivamente il costo. Cioè sono 2 metri di stand, e l'ultima volta quando l'ultimissima volta, la penultima volta in realtà non l'avevamo pagato perché avevamo vinto la menzione speciale a Lucca Comics dell'anno precedente, quindi l'anno successivo lo stand era gratuito, però comunque in generale mi pare che sia sui 500, addirittura forse 600 credo, se non ricordo male, però per me una spesa importante, insomma, sì. All'inizio esatto, per 2 metri di spazio, poi ovviamente se sei da solo ti basta 1 metro, però comunque in proporzione anche lì non è che siano comunque cifre che uno ha a disposizione così. Perciò sì, cioè io consiglio di poter lavorare in gruppo, appunto per dividere più che altro le spese. Tipo nel caso di Giulio Macaglione che citavo prima, lui quando va a Lucca prende lo stand insieme ad altre autrici uniche che hanno dei volumi autoprodotti, ma perché è l'unico modo che hanno per potersi suddividere la quota dello stand. Per cui sì, è da tenerne conto. Certo. E secondo te adesso come sta andando il mondo dell'autoproduzione in generale? Guarda, allora, ammetto che ultimamente sono un po' fuori dal... fuori no, ma nel senso che sto seguendo fino a un certo punto, perché ovviamente non essendo più dentro quel collettivo
non, cioè molte cose anche magari me le sono perse. Però di sicuro, secondo me, è di nuovo un momento di molta, come dire, c'è molto movimento. E già rispetto a 8 anni fa, quando abbiamo iniziato noi, i collettivi sono aumentati in maniera esponenziale. Quindi ci sono molte, molte più realtà che fanno autoproduzione. E secondo me un'altra cosa interessante è proprio in generale l'interesse che c'è per il mondo del fumetto a tutto tondo. Cioè mi riferisco anche a cose recentissime come il MEFU, che è questa associazione che si occupa del mestiere del fumetto, che hanno fatto un'indagine proprio per valutare la situazione anche da un punto di vista economico e finanziario dell'editoria fumetti. E secondo me è comunque indice del progressivo interesse verso questo ambito. Quindi in proporzione, secondo me, l'autoproduzione è sicuramente molto, molto fiorente. Addirittura adesso Flavia e Brian insegnano autoproduzione, cioè comunque sono stati chiamati come docenti, mi pare alla design, poi mi correggeranno loro e chiedo venia se non mi ricordo la scuola, però sono stati proprio chiamati come docenti a insegnare proprio autoproduzione, tipo nel caso di Flavia ha fatto proprio quello che oggi io ho fatto in maniera così un po' più sintetica, lei lo fa proprio in un corso, in un percorso formativo con più lezioni, in cui appunto spiega tutti i passaggi per l'autoproduzione. Però secondo me sì, no, cioè io vedo che c'è del movimento parecchio, probabilmente dovuto a tantissimi fattori, tra cui internet, che indubbiamente è vettore di novità e di cioè per il mondo del visivo comunque in generale è la vetrina principale, e anche probabilmente proprio per una questione anche dell'editoria, del sistema, del mercato editoriale, per cui è un po'. Cioè, poi lì vabbè, si entra in altri discorsi sul fatto del mercato saturo e via discorrendo, però sicuramente l'autoproduzione può essere un'alternativa all'editoria standard o anche insieme una palestra per poter accedere a quell'editoria lì. Cioè, alla fine non è grazie Manticora, però Flavia sicuramente ha iniziato a pubblicare con Bao. E lei comunque lo dice sempre che Manticora le è stato molto molto utile a capire determinate cose di come funziona anche il mondo del fumetto autoriale. Brian idem, lui ha pubblicato con Bao, pubblica con tantissime altre case editrici, per cui di sicuro può essere un trampolino di lancio. E anche un'alternativa, perché comunque so di moltissimi autori che anche lo usano proprio come piano, cioè come binario parallelo. Cioè non necessariamente fare esclusivamente pubblicazioni con delle case editrici effettive, ma poter portare anche avanti la propria autoproduzione, perché ti permette un margine, cioè ti permette di sperimentare, puoi fare molte cose che con l'editoria tradizionale magari non potresti. E quindi quest'anno in teoria poi è saltato appunto, però avevamo su un settore diverso, però quello fotografico, però doveva esserci a Bologna un festival che stavamo organizzando sulle autoproduzioni fotografiche, e si ripropone esattamente lo scenario che tu stai descrivendo, cioè magari sia chi si vuole confrontare con delle tecniche diverse che magari a livello commerciale funzionano meno e che quindi vengono proposte più per un'elite, per una realtà molto più una nicchia, diciamo, per una nicchia, oppure anche persone che invece si mettono insieme, si confrontano e in contemporanea a tutta un'altra serie di produzioni invece più ufficiali lavorano su contenuti diversi, insomma, quindi esatto. Di vista è interessante vedere i diversi anche background, proprio perché magari c'è
dal fumetto e poi sperimenta con la fotografia o le arti che si mischiano, insomma, esatto. È interessante questo. Infatti, ora che parlavi di Bologna, un'altra realtà che sicuramente dava, non relegata esclusivamente al fumetto, ma all'autoproduzione in generale, era anche Fruit. Mm-hmm. Cioè, è Fruit, perché in realtà Fruit esiste ancora, e che appunto in questa situazione è un po' dubbioso per tutti. Però noi abbiamo partecipato ad alcune edizioni di Fruit, per cui il nostro collettivo non ci stava proprio benissimo, perché appunto noi abbiamo sempre avuto un'ottica un po' più commerciale rispetto all'offerta di Fruit. Però sicuramente anche visitare una fiera come Fruit ti dava modo di vedere tutte le declinazioni dell'autoproduzione. Cioè, sia per i libri d'arte, che per la fotografia, che per la serigrafia, tutte quelle cose che difficilmente trovano una collocazione nel flusso principale, e quindi creano delle realtà che sono autoprodotte, in cui ognuno si fa le cose in casa e con i propri mezzi, insomma. Quindi sì, secondo me è... Ribadisco, io ce lo vedo tantissimo anche come, cioè mi fa piacere che sia così, perché personalmente lo vedo anche come un po' una risposta anche più in generale al, ora veramente andiamo sui massimi sistemi, però in un mondo, cioè, comunque regolato da Amazon, dalla grande distribuzione, dalle cose comunque fatte in serie e vendute in grandi numeri. Io però vedo anche tantissimo interesse per tornare a una dimensione un po' più umana, magari piccola, però fatta bene, ben strutturata, ben presentata, e che alla fine ha valore anche così, proprio per questo. Sì, sì, infatti sì. Cioè, si sta tornando probabilmente anche al lavoro manuale in senso più grande, esteso. Sì. È vero, cioè, lo noto anch'io, questo interesse più su tutti i settori, in realtà. Sì, sì, come, esatto. Su tantissime cose. E quindi, secondo te, l'autoproduzione è un'esperienza che tu quindi hai fatto e hai, adesso diciamo, hai chiuso, tra virgolette, possiamo dire così, però è una cosa che rifaresti tornando indietro, che comunque consigli a chiunque, che è stata per te? Ma per me sì, cioè nel senso che in realtà io attualmente, più che chiudere, diciamo che sono, personalmente per me, io mi considero un attimino in stasi, nel senso che mi sto orientando su altre cose che riguardano magari sempre il fumetto o comunque più in generale le arti visive, diciamo così. Però non lo considero un capitolo chiuso, perché per me è stato veramente formativo e lo consiglio caldamente a tutti. E penso che in futuro mi piacerebbe tornare a fare autoproduzione. In realtà non nego che a me piacerebbe anche tornare proprio, cioè riesumare Manticora, nonostante sia morta e sepolta, però mi rendo conto che lì poi subentrano discorsi su vite personali, scelte e tempi di esecuzione che ovviamente non sono attuabili. Però no, sì, per me il capitolo autoproduzione comunque non è chiuso, nel senso che se mi capita, come nel caso di Pagine Verdi, cioè a me fa comunque piacere, se vedo delle call o ci sono delle opportunità, provare a partecipare e a collaborare con altri collettivi. E poi per quello che riguarda Manticora nello specifico, non so onestamente come si potrà evolvere, però sì, a me comunque piacerebbe tornare a fare autoproduzione, proprio perché, come il discorso di prima, cioè io lo vedo molto come un binario alternativo che mi piace l'idea di tenere sempre aperto e percorribile. Cioè, oltre alle mille cose che faccio, avere anche quello, non lo so, mi dà l'idea di un arricchimento a cui difficilmente riuscirei a rinunciare, insomma. E poi sì, sicuramente per chi è magari giovane, inesperto, alle prime armi, o se anche vuole semplicemente cimentarsi, io veramente lo consiglio tantissimo. È proprio, cioè,
È stimolante, è una palestra di vita, ti permette di anche conoscere delle persone, perché alla fine, a parte io che, vabbè, eravamo tutti bene o male dello stesso entourage, ok, però cioè, grazie a Manticora comunque ho potuto conoscere moltissime altre persone, moltissimi altri autori, lettori con cui appunto poi siamo entrati in confidenza e abbiamo avuto rapporti di amicizia, quindi sì, cioè, secondo me fatelo, conviene. Cioè, se hai altre domande che vuoi fare magari a Lorenza? No, direi, insomma, abbiamo toccato talmente tanti punti che... sì, cioè, quando si parla di autoproduzione in realtà è cicciona. Tutti i nomi che hai detto, insomma, perché comunque sono sempre stimoli interessanti, anche perché, insomma, vedere sul panorama italiano che lavori ci sono, che produzioni ci sono, eccetera. Secondo me... poi non ho parlato dell'estero perché non conosco bene la realtà all'estero, ma so che comunque in Francia e soprattutto in Belgio, dove sei tu adesso, è veramente, veramente, cioè, scoppiettante la situazione. Quindi sì. Cioè, anche all'estero vedo che è una cosa che va molto. Io nel mio piccolo ammetto che conosco poco la realtà autoprodotta all'estero, però ci sono collettivi tipo Lockzin che hanno collaborato molto spesso con autori stranieri, e anche solo il Bilbo Bull, il festival del fumetto a Bologna, che tra l'altro inizia domani, se non ricordo male. Sì, domani. Esatto. Cioè, anche quello è un festival che comunque ha sempre portato alla luce moltissime realtà indipendenti all'estero, soprattutto. Quindi, sì, cioè, veramente a grattare un po' la superficie si scopre un mondo che è variegatissimo. E se ti capitasse veramente qualcuno dall'estero che chiedesse di collaborare, lo faresti? Anziché potrebbe essere... Sì, sì. Assolutamente sì, è una cosa che ci sto pensando di recente, che mi piacerebbe molto potermi aprire all'estero, cioè fare un po' più di collaborazioni all'estero, uscire anche un po' dall'ambito esclusivamente italiano, appunto perché sono curiosa di vedere com'è, cioè che tipo di stimoli e di influenze ci sono a collaborare magari con una realtà da altre parti del mondo, insomma. Però sì, per il momento ancora non mi è capitato, ma se capitasse volentieri. Bene, bene, allora se ci siamo dette tutto, direi di sì. un sacco di roba e di indicazioni e spunti che abbiamo messo tutti sotto il video che vedete qua. E io allora ringrazio Lorenza per esserci stata, averci raccontato la mia produzione, di cui sapevo ben poco anch'io. E questo era l'ultimo incontro di Banchi di Prova, il progetto di Associazione Emilio Doc, in coprogettazione con l'Informa Giovani e altre realtà culturali come Scambi Europei, ACLI e AEGE Bologna. E noi vi salutiamo, e per rivedere tutti i video potete rivederli sul canale YouTube di Flash Giovani, poi metteremo anche questo, oppure sulla pagina Facebook sempre di Flash Giovani, sul sito, nei vari eventi dedicati metteremo tutti i materiali, come anche adesso il materiale che ci ha fatto vedere Lorenza e anche i materiali degli incontri precedenti. Grazie a tutti, io vi saluto. Grazie mille. Ciao. Ciao.